Buonissima, non potete capire. Siete pronti? Siete caldi? Oggi facciamo una fiorentina di quelle buone, buone, buone. Viene dalla Spagna. Lo sapete come si chiama questa razza bovina? Aventador. Mi è arrivato con fiorentineria. L'apro insieme a voi. Allora, sempre lasciate la carne fuori dal frigo almeno un'oretta prima, così si ambienta. Qua sta al mare, si ambienta. Anche perché sta carne, adesso la faccio vedere, è allevata al nord della Spagna, dove viene proprio lasciata la notte all'aperto, perché così c'è uno sbalzo termico che non finisce mai, fa molto freddo, e così si crea questa marinatura fantastica. Allora, vedo l'ora da vederla. È la prima volta che la cucino, eh? Aventador, come la Lamborghini, la ricordate la Lamborghini Aventador? Guardate qui. Questa è la carne spagnola meno conosciuta, perché la più conosciuta è la rubia gallega, però è una vacca, è una vacca, e le vacche come sono toste, è un po' troppo grasse, col grasso giallo, mentre questa qui che cosa c'ha? C'ha, è una scottona, quindi a 22-24 mesi questa viene macellata. Allora, già c'ho pronta la brace, venite qua, vieni qua, camera uma, qua stiamo a casa di mia madre, guardate qua, mica ci sta, mica stiamo a Roma, stiamo a Nettuno qui, eh. Tiro là, guardate che bella griglia che c'ha, che io ho regalato a mamma. Guardate, così, legna. Quindi torniamo con i gusti e i profumi naturali. Metto la legna qua dentro, guarda camera woman, e da qui carico la legna e poi faccio andare mezz'oretta prima, 3 quarti d'ora prima, affinché mi si forma la brace. Poi, io che faccio? Non c'è bisogno, guardate, oh, vedete che sventolona? Mamma mia. Faccio così, gli do una leggera unta con l'olio d'oliva umbro. Guardate qua che bellezza. Guardate com'è sta carne. È più tenera della rubia gallega. La rubia gallega ha un altro gusto. Noi stiamo facendo pure questo viaggio delle Fiorentine perché dobbiamo fare esperienza. È come quando uno si deve fa l'amore con più donne, no? Poi alla fine dice qual è la rossa, la bionda, la bruna, la roscia, qual è la migliore? E la stessa cosa vale per questa carne. Ogni carne, ogni bovino ha la sua, diciamo, particolarità. Questa qua guardate che morbidezza che è, perché è giovane, una carne giovane, guardate che spettacolo, marezzata bene all'interno, il grasso è bello bianco, non vi posso dire già il profumo che si sente. Ma insomma, stiamo in Spagna, che volevo fare? Olè, no! Facciamoci una sangria, però a modo mio, con quello che ho trovato a casa di mamma. Mi lavo le mani. Guardate che figata questo barbecue. C'ho la griglia che posso tirarla come voglio io e ho due possibilità di abbassarla. Poi qui c'è il mattone refrattario che mi mantiene il calore del tutto quanto la brace. E poi la griglia, il blocco intero. È mobile d'appoggio, quindi potete metterla dove volete voi. Io l'ho messa su questo tavolino, però voi potete metterla dove pare a voi. Guardate, sta andando, la tiro un pochino più così. Non la dobbiamo far bruciare, eh? Però ci deve stare una bella crosticina che piace a noi. Camera Woman, tutto il profumo sta a te, eh? Allora, venite qua. Facciamo, io cuocio anche, taglio pure le verdure e poi ci mettiamo a fare la sangria. Quindi, zucca, accompagnamento, come accompagniamo? Io farei un po' di zucca, che è di stagione, e poi anche questa zucca, che è una zucca mantovana, che ha di particolare, è dolce, quindi si accompagna molto bene con questa carne. Taglio delle fettine, così, un paio, eccole qua. Tiro un po' di brace, qua, e metto la fette di zucca. Aiaiaia, brucia, 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 eh? La cosa importante che dovete avere quando fate il barbecue sono queste qua. Costano 5 euro, 7 euro, ma sono fantastiche. Alziamo, vediamo un po' come stiamo messi qui sotto. Dai. Allora, spinge più forte lì, quindi che cosa faccio? La giro in questa maniera, perché qui si sta cuocendo più forte che da quella parte. Così l'abbiamo girata un pochettino. 2 fette di bruschetta, ce le dobbiamo mangiare con sta carne. Vedi un po'. Allora. Pane raffermo, sempre a casa di mamma, vai così. Una fettina di pane, tagliamo a metà, vado con le fettine di pane. Attenzione che il pane è la cosa che si brucia più facilmente di tutte. Sposto un po' più, vedete, la griglia più verso di me, così faccio prendere meno fuoco, meno calore, anche la carne, perché vedete quanto, con un attimo, sì, guardate qua che colore, è spettacolo.
Quindi adesso devo fare una cottura che il calore non vado a bruciare la carne esternamente, ma entro piano piano dentro alle fibre proprio, piano piano. Quindi anche un po' lontano il calore lo prende lo stesso la carne. Metto anche due cipollotti che ci piacciono a noi, no? Pane è pronto. Vedete? Guarda che bello, bello bruscato. Io la giro. Guardate che spettacolo, guardate che spettacolo. Mamma mia, che blocco di ciccia. Ci facciamo la sangria? A modo mia, non mi criticate, eh. Ma un goccetto di sangria ce la beviamo, no? Guardate che mamma ha dato pure la caraffa del servizio buono, quella sedina da parte, quella che ci ha pure si rompe. Incominciamo. Spremo. Io voglio fare una cosa diversa. Quindi, io ho i mandarini, mi hanno mandato dalla Sicilia. Serena, un bacio Serena, grazie. Spremo i mandarini, perché le arance ancora non ci so quelle buone di stagione, no? Quindi, mandarini. Poi ho detto, questa qua è la mia versione, non mi criticate spagnoli, Non me lo vorrei chiamare la sangria, chiamiamola così, vino aromatizzato di Casa Mariola, va bene? Se no si beve qua, dove lo scatta l'allegria. Poi, metto qui dentro, ecco qua, con la frutta che ho io, quindi ho la mela. Facciamo tutti dei dadini. Mariu, che stai a fa? Sei contento da sta a casa di nonna? Con tutta la buccia. Senti mia madre, mi raccomando, la buccia di limone ci devi mettere. Ci mettiamo anche la buccia di limone. Dadini di mela, eccoli qua. Invece da far così, dammi una a buccia di limone, ma la puoi tagliare per cortesia? Il limone sta qua. Se mi prendi il coltellino, se prendi dentro il cucino, perché tutti comandano, a casa qua tutti comandano. Cominciamo dalla camera umana che sta là dietro, poi non la sentite, ma comanda quella. Eccoli qua. Quindi mela messa. Poi che c'ho? Non c'ho le pesche, non c'ho altra frutta. C'ho la prugnetta. Perché gli sta male la prugnetta? Io dico ci sta bene pure la prugnetta. Guarda, guarda mia madre come fa il limone, guarda. Altro che per la patate, altro che per la patate. Vai così. Chiodo di garofano. Ok? Così, metto dentro. Poi, zucchero, mi piace lo zucchero? Un po', però non esageriamo, dai. Uno, è soggettivo, c'è ragione pure te, mamma. Due, tre, quattro e cinque. Vai, ecco qua, guardate qua. Che meraviglia, ragazzi. Allora, succo di limone. Un po' di succo di limone ci abbiamo messo, amore. Vai. Ricordatevi la zucca. Eccola qua. Eccola qua. Eccola qua, perfetto. Benissimo. Questi cipollotti infiliamoli qua, così. Ho preso un po' più di brace, vedete? Così alimento un po' più la fiamma, diciamo, la forza della brace. Ma sentite come è ripartita bene? Quindi, qual è il gioco? Di amministrare bene la brace. Non ci abbiamo le manopolette. Qua è tutta una questione di mano, di sentire il calore. Quando si affievolisce appena il calore, voi ci avete dietro la scorta della brace che sta lì in caldo e la portate più avanti. E poi potete giocare in questa maniera. Normalmente in Italia quella più utilizzata è la griglia, poi alimentata a carbonella, alimentata a legna, ma è questa. Poi c'è stato il sopravvento, perché è più funzionale anche, del barbecue, che diventa come un forno, diventa, perché c'è anche il coperchio. Ecco qui, la zucca è pronta. Ci mettiamo. Mamma, mi porti un po' di sale, mi sono dimenticato del sale, che devo fare? Poi lo spicchietto d'aglio prendo, così dà un po' di gusto a questa zucca, ancora di più. Lo taglio a metà, così lo metto qui dentro, metto un po' di olio, ecco qua. Prendo il cipollotto pure, questo, eccolo qui, lo taglio. Ah, quanto scotta! Ah, questa maniera, e lo metto qui dentro. Il sale? Non si passa il sale, ma se l'appoggia, portagliella, dai, porta qua. Che non lo sai, questa è la BC, la cucina. Un po' di sale. Guarda che meraviglia, così. Così, perfetto. Adesso la mettiamo sull'osso. Eccola qua. E adesso facciamo penetrare bene il calore dall'osso, così quella ciccetta che sta attaccata all'osso non sarà più fredda, sarà calda anche quella, perché quello è il problema, che tante volte la mangia vicino all'osso e la carne è fredda. Oggi guardate che sfondo che ho, è una cartolina oggi il mare, guardate, è piatto,
senza ombrelloni, senza niente, la gente che passeggia sulla spiaggia. Io non lo dico più, però siamo nati proprio con la camicetta, ma bella abbondante, bella larga noi italiani. Aggiungo un po' di contro su questa base di zucchero, frutta e succo di mandarino e di limone. Poi vado a prendere il vino ghiacciato rosso e la gazzosa. Fai, gira un po' così, poco poco, vai, vai, così si mescola bene. Questa tu non la puoi assaggiare, c'è l'alcol dentro, aspetta. Boh, adesso apriamo il vino. Ecco qua, aspetta, piano piano rompe la caraffa nonna, sono dolori. Io sto mettendo un sangiovese, quindi un vino, diciamo, di giusto prezzo, senza esagerare, insomma, un vino da 7-8 euro a bottiglia, non esagerate, insomma, perché poi andiamo a modificarlo un pochino, no? Piano piano, vai così, piano, aiuta papà, ok, ok, poi mettiamo un po' di gazzosa, ecco qua, dai, gira piano piano senza rovinarlo, mi raccomando, senza far cascare niente. Aspetta, fai assaggiare a papà, sì. Aspetta, questo dovrebbe stare un paio d'orette, riposare in frigo, bella ghiacciata. Sei stato bravissimo, hai fatto una cosa buonissima. È buonissima, senti mammi. Ah, porta bene, vieni Mario. Tieni, si bagna così che porta bene. Ok, pure a papà, fallo pure a no. E se sei già, che fai io? Allora, nonna, senti, guarda, fallo assaggiare a nonna, vai. Brindisi. Brindisi anche a voi. Assaggia camera woman. Buona, eh? Va bene. Devo fare un po' di pubblicità a una regione che tante volte viene dimenticata un po' troppo, la Calabria. Questo pomodoro è il pomodoro di Belmonte, è un pomodoro tra i più buoni da insalata d'Italia, veramente, insieme al cuore di bue, al pomodoro di Sorrento, è fantastico. Quindi guardate che cosa farò, sopra queste fette di pane taglierò questa fetta, questa bistecca di pomodoro. Allora, dovete, se lo trovate, compratelo, guardate che bello, è pieno, non c'ha buchi, guardate sto pomodoro, è una bistecca, guardate che spettacolo. Metto qui la luce così vedi meglio, camera woman, vai, così. Poi, pensando alla Calabria, che vi viene a mente voi? La cipolla rossa, questa non è di Tropea, direi una stupidaggine. Taglio due belle fette di cipolla rossa, in questa maniera, così. Eccole qua, metto un po' di sale e poi andiamo a prendere qualche erbetta da mamma, vai. La mentuccia le va forte, e quindi prendiamo un po' di mentuccia. Uno, a Nettuno la mentuccia è l'erba aromatica di questo paese. Così, semplice, cose semplici, stiamo a fare la brace, quindi non c'ho fuochi, non c'ho, c'ho soltanto la brace, non ho altri fornelli. La bruschetta, eccola qui. La mettiamo qua, poi do una tagliatina meglio alla zucca, così, guardate che bello, che colori, c'è una fame, come posso già? Buonissimo, la bontà ragazzi, ho fatto una bomba, buonissima, questa ragazzi, per chi vi piace la roba dolce, è vostra, l'avete catturata. Se c'è della preda che vi piace la roba dolce, questa è catturata. Ammele. Preparo la carta all'omegno, così facciamo riposare un po' la carne. Prendo la nostra Aventador, mi sembra che ci la Lamborghini a me oggi. Così la prendo, eccola qua. Guardate qua, alla luce, vedete che colori che ha, guardate. Allora, guardate, io oggi senza termometro sento col dito e la carne mi dice io sono cottura medio sangue. Sarà vero? Vediamo un po'. La facciamo riposare un po' di tempo, 3 minuti. Riposare che significa? Che manteniamo il calore della carne in questa maniera e allo stesso tempo i succhi si concentrano al centro, perché se vado a tagliare subito la carne in questo momento appena tirata fuori dal fuoco,
esce tutto sangue o escono i succhi della carne. Quei succhi, perché sono importanti quei succhi? Quei succhi sono importanti per la masticazione, perché più dentro ci sono i succhi, abbiamo sigillato all'esterno la carne e più quella carne diventa, è morbidona. E soprattutto perché questa è una carne anche bella amarezzata. Come contorno voglio metterci pure un po' d'avocado. Ecco qui. Ecco col cucchiaio, così non sprechiamo niente. Eccolo qua. Taglio a fettine. Metto qui vicino, così. Un po' di sale, un po' di limone, così non si ossida. E due rondelline di cipollotto fresco. La carne ha riposato. Adesso andiamo a scattare. Io sono curioso, non potete capire, perché è la mia prima volta della Ventador, eh? Io la taglio, eh? Così. Bella il sangue, ragazzi. Yeah, guarda qua. Ah, guardate qua, guardate qua. Siete pronti? Siete pronti? Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Guardate. Metto un po' di sale. È da urlo, ragazzi, da urlo. Corri, ma vai, te faccio assaggiare, te devo provare il filetto. Mario, vieni qua. Vai, sale. Vediamo, assaggiamo, aspetta. Ah. Così. Vai, vai. Com'è? Tieni, mammi, vai. Camera uomo, aspetta, solo questo ci rimane mai. Guarda che bella amarezzata all'interno, è un burro. Guardate, così è un burro. Senti, però. Dopo. Aventador, non te conoscevo, ma da adesso te conosco. Quanto sei buona. Mannaggia miseria, buonissima. Allora faccio così. Scaloppo, così. Senza osso perché sennò mi entra nel piatto. Mamma mia. Che bontà, ragazzi miei. Fiorentineria, che cavolo di carne, oh. Spettacolare, vado così. Ah, meravigliosa. Taglio anche il filetto. Guardate. Ecco qui. Mamma mia. E ragazzi, questa poi è la parte più buona. Quello che vedete qui, vicino l'osso, ed è fantastico. Che vi devo dire? Anche questo viaggio in Spagna è andato benissimo. Complimenti alla carne spagnola, alla Ventador. E complimenti a Fiorentineria e un bacio a tutti quanti voi. E divertitevi pure con la griglia a legna. Che profumi, ragazzi, fantastici.